Ciao ragazzi, buon mercoledì 21 pomeriggio. Non bisognerebbe mai perdere prima delle soste, mai. Perché diventa 15 giorni di veleno. Adesso vi spiego. Prima vi ricordo un mi piace, un like al video, l'iscrizione e la campanella per le notifiche. Tutto questo sempre se vi va. Non bisognerebbe mai perdere, dicevo, prima delle soste, perché dopo, pur avendo giocato bene, arrivano le critiche, i problemi, gli infortuni, i rinnovi. È così, ogni sosta è così. Se la vinci, però, affronti tutto con leggerezza, ti scorre tutto addosso, lasci andare, non te la prendi. Se invece hai perso, ogni cosa ti arrovelli. Oggi è la giornata dei rinnovi. Ovvio, no? Leao, Bennacer. Io su Leao ho parlato prima che si chiudesse il mercato. Ho detto semplicemente che la società doveva fare una scelta: o vendere Leao portando a casa più o meno 100 milioni, oppure per me il discorso si chiudeva lì, nel senso, se la società si assumeva il rischio di arrivare poi o diciamo una svalutazione del prezzo del cartellino di Rafa o addirittura al parametro zero, come oramai siamo abituati, oppure al rinnovo, se erano convinti di ciò, a me non sarebbe interessato più nulla. Perché deve essere oramai così che la dobbiamo prendere, non dipende da noi. C'è una società che sa benissimo che può perdere il giocatore a zero, c'è il giocatore che sa benissimo cosa può ottenere dalla società, cosa può ottenere da un'altra squadra, quali sono i suoi interessi, se gli interessa di più la carriera, se gli interessa di più i soldi, se gli interessa di più altre cose, se gli interessa di più gonfiare le tasche al procuratore, ma queste sono scelte che fanno loro. Io, da tifoso milanista, da commentatore milanista, potevo semplicemente dire che gli scenari erano questi. Ma la società non è che non ne fosse consapevole, la società ne è perfettamente consapevole. Quindi io adesso mi godo le prestazioni di Rafa finché rimarrà al Milan, mi auguro fino al 2027. Ma se Rafa non rinnova e andrà via a parametro zero, è un problema della società, un problema di Cardinale. Sa benissimo, a fine mercato, ad agosto, sapevano benissimo a cosa potevano andare incontro, no? Quindi avranno le loro carte da giocarsi. Per cui io dico che stare lì ogni sosta della nazionale, ogni volta a fare il commento su Leao, il rinnovo di Leao, il problema del rinnovo, e ci metto anche Bennacer, cioè è veramente stupido. È stupido perché oramai le società sanno il rischio a cui vanno incontro se non rinnovano entro un paio d'anni della scadenza, no? Poi ho un giocatore in rampa di lancio come Rafa. Quindi la società si assumono il rischio di ciò a cui vanno incontro. Io da commentatore ho detto prima del 31 che in mancanza di un rinnovo, io che non c'entro nulla e non conto nulla e non devo guadagnarci nulla e perderci nulla, avrei preso in considerazione la cessione. Ma più di quello, anzi, a me fa piacere che Rafa giochi ancora con noi, spero che ci giochi anche il prossimo anno, poi se andrà via a zero
lui avrà fatto le sue scelte, la società avrà fatto le sue valutazioni. Amen. Per me questo è un problema che non esiste adesso, in questo momento. Non me la prendo con Rafa, non me la prendo con Maldini e con Massara, perché ancora non c'è questo rinnovo. Spero che ci sarà, spero che ci giocheremo le carte giuste. Se non ci sarà, pace e amen. E lo stesso vale ovviamente per Ismail Benasser. Quindi per me questo è un capitolo che non mi provoca prurito. Succeda quel che succeda, le parti in causa sapevano e sanno a cosa vanno incontro, a cosa rischiano, a cosa si assumeranno le loro scelte. Non è un problema. Problema è, secondo me, Tonali. Occhio, perché io ve lo sto dicendo adesso. Tonali è andato in nazionale con un problemino. Tonali è restato in nazionale, Tonali verrà impiegato dal primo minuto con l'Inghilterra. Occhio a quello che succede a Sandro Tonali. Perché, caro Mancini, diamo di non fare dispettucci, eh? E tu, caro Sandro, se hai un problemino, per favore, alza la manina come fanno gli altri. Perché dopo la sosta sarà un tour de force incredibile. Dovremmo recuperare Origi, speriamo di recuperarlo. Dovremmo recuperare Rebic, speriamo di recuperarlo. Avremo Teo da recuperare. Avremo giocatori che hanno avuto qualche problemino, dovranno recuperare anche loro. Tu, Sandrino, sei troppo importante per noi. Quindi che questo non ti faccia giocare quando stai bene e ti faccia giocare quando hai qualche problemino, la cosa non è molto simpatica, direi. Per cui occhio, Sandrino, di non fare la fine di Teo. Ok, io mi aspettavo che non che tornasse a casa, ma magari che giocasse la seconda, visto che aveva un problemino muscolare. Ora questo problemino muscolare non c'è più, è sparito. Ovviamente calcoliamo che non succeda niente a Sandro nella partita contro l'Inghilterra, no? Siamo tutti belli certi e sereni e tranquilli. E poi l'altra polemica che oramai stanno mettendo sotto silenzio sono ovviamente quelle di Allegri e Inzaghi, di due società che, invece di parlare di questo durante la sosta, no? Di due società che hanno allenatori che la tifoseria vorrebbe lontano anni luce. Anni luce. Due allenatori che prendono vagonate di milioni con contratti lunghi. Però qui abbiamo la famiglia reale, abbiamo occhio di lince, e quindi bisogna parlare di Rafa, bisogna parlare di Benasser, bisogna parlare della difesa del Milan. Non parliamo della difesa dell'Inter, no? Di questi tre fenomeni che costavano 100 milioni l'uno, Bastoni 100 milioni, De Vrij 100 milioni e quell'altro Skriniar 100 milioni. Hanno preso, mi sembra sono la quart'ultima difesa del campionato, tre gol a raffica dappertutto prendono. È meglio parlare di Tomori, che secondo me domenica ha giocato una partita strepitosa. Sul gol non è neanche nemmeno colpa sua, perché escono fuori in tre a pressare e lasciano solo lui in area, e lì per quello abbiamo preso gol, non perché Tomori era piazzato male, ma perché Tomori era l'unico in area mentre gli altri erano usciti a fare il pressing. Ma Tomori ha giocato una partita su Raspadori che non gli ha fatto vedere la palla. Raspadori è uscito che ancora cercava il pallone dove fosse, si chiedeva dove fosse. Però è meglio parlare di Tomori che parlare di quello che ha combinato Bastoni in partita e in panchina, o di Skriniar che è irriconoscibile. Ma così funziona, no? Adesso abbiamo ancora,
ancora 10 giorni prima di uscire da questo limbo della sosta, in cui sembra che gli unici problemi nel calcio siano i rinnovi di Leao e Bennacer. Ragazzi, speriamo buone nuove da Milanello, vi saluto, forza Milan, pollicione, ricordatevelo, pollicione, ciao ragazzi.